Ciao a tutti da Valeria, anche oggi vi parlo delle ultime notizie sul cinema presentandovi un nuovo attesissimo trailer. Ho news sul biopic di Steve Jobs, però vi dico tutto tra poco. Questa che faceva sognare il suo popolo, era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi invece sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trovo un povero? Lo trova, lo trova. Ehi, suo peggioro! Come vive? A scrocco. Non la prima, la seconda, gira verso l'altro. Bene così, boh, sono arrivato, grazie. Ma visse chi è? Sono il ciambellano di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Ricevi. Io mi faccio male. No, te lo voglio dire, vi faccio vedere proprio i canguri a motore. Quelli là proprio fanno... Quelli che fanno... Tu sai montare un cavallo? Cioè, se me lo dai già montato è meglio, perché sennò finisco mi imbroglio con i pezzi. È un fratello di Dio! Non lo voglio nemmeno come fidanzato finto! Me ne occuperò io e trasformerò la bestia in, diciamo, un principe abusivo. I veri amici si vedono nella cattiva, ma soprattutto nella buona sorte. Ti voglio presentare mia cugina, Jessica Guagliaruno. Buongiorno. Piacere. No, scusate, l'ultima volta si hanno fottuto il braccialetto. È un'ignoranza stellare. Aiutami a farla innamorare. Buona luna. Jobs, il biopic su Steve Jobs, uscirà nelle sale nell'aprile del 2013. Ashton Kutcher, il protagonista, ci farà vivere i momenti più salienti e i personaggi più importanti che hanno influenzato Steve Jobs dal 1971 al 2000. Nel cast figurano anche Dermot Mulroney, James Woods e Matthew Modine. Il film è diretto da Joshua Michael Stern. Jobs verrà presentato questo mese in anteprima al Sundance Film Festival 2013. E per oggi è tutto. Controllate di aver cliccato mi piace sulla nostra pagina Facebook. Alla prossima puntata!